innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha dato la possibilità di eseguire questo studio, che è uno studio a mio avviso interessante, perché tratta di una tematica che non è possibile trascurare non solo nel vostro territorio ma in tutta Italia. E quindi questa sera io dovrò parlarvi di terremoti. È una tematica assolutamente importante e poi vedremo perché. E io mi metto qua così magari non faccio il torcicollo. È uno studio che interessa tutto il territorio comunale, per prima cosa, e alla fine si ottengono certe cartografie, che sono queste più altre. Quello che io questa sera cercherò di fare però è di spiegarvi come si leggono queste carte, che è la cosa più importante, no? Cioè capire che significato hanno. Per far questo io ho intenzione di raccontarvi come abbiamo svolto il lavoro di microzonazione sismica, perché non è solo la realizzazione di una serie di carte, ma è anche uno studio, ad esempio, della sismicità storica del territorio, un confronto tra le informazioni geologiche e geomorfologiche che c'è, che ci sono e che sono già state cartografate. Quindi è un po' un racconto che voglio farvi questa sera e quindi è più una chiacchierata, quindi per qualsiasi cosa, se avete domande o approfondimenti particolari, chiedetemi pure, tranquilli. Quindi per fare uno studio come questo di microzonazione sismica, la prima cosa che si fa è valutare gli eventi sismici che hanno caratterizzato il nostro territorio italiano negli ultimi 100 anni, cioè guardarsi indietro nella storia. È una cosa semplice ma assolutamente importante. Vi spiegherò poi come si genera un terremoto, chiaramente, e gli effetti che questo terremoto può provocare in superficie. Cosa vuol dire? Ci sono le condizioni geologiche per cui posso aspettarmi un terremoto pordenone o no? E noi siamo andati a vedere questo. Abbiamo fatto una zoomata poi sulla situazione sismica nel contesto friulano, che vi racconterò. E infine, la parte più importante, vi parlerò un po' di normativa e anche quindi dei risultati dello studio che abbiamo condotto di microzonazione sismica. E mi sembra doveroso iniziare la presentazione con una definizione che è il rischio sismico, perché a volte si fa un po' confusione, non si sa bene cos'è questo termine. Il rischio sismico è un prodotto, è un prodotto tra la pericolosità, il valore esposto e la vulnerabilità. Quindi più si alza la pericolosità, più il rischio sismico si alza, più bassa è la vulnerabilità, più basso sarà il rischio sismico. E questa è una definizione. Però adesso ve la concretizzo. Cosa vuol dire? Che un territorio, ad esempio, con una vulnerabilità alta, e con vulnerabilità cos'è la vulnerabilità? È quanto vulnerabile è una struttura, se è costruita bene o meno. Quindi come resiste a un evento sismico? Quindi un territorio che può avere una vulnerabilità molto alta, perché magari sono strutture vecchie, magari non sono state create in ottica antisismica, avranno di fatto un rischio sismico elevato. C'entra anche la pericolosità, cioè quanto pericoloso è un territorio? Io mi aspetto un terremoto violento, come possono essere quelli giapponesi, oppure mi devo aspettare un terremoto più modesto? Questo è fondamentale saperlo. E chiaramente altrettanto importante è il valore esposto. Cos'è il valore esposto? Cosa c'è in quel territorio? Il valore esposto sarà massimo quando io avrò una struttura strategica, una struttura importante. Sarà minimo quando non c'è niente. Nel deserto, anche se io dovessi avere una pericolosità, cioè un sito che posso aspettarmi dei terremoti violentissimi, e se ho delle case comunque di buona fattura, se il mio valore esposto è nullo, è chiaro che il rischio sismico è nullo. A Pordenone com'è? A Pordenone abbiamo una pericolosità che poi vedremo meglio, ve lo dico già. Abbiamo però un valore esposto estremamente alto perché è fortemente urbanizzato, sono strutture che hanno una certa età ormai e quindi la loro vulnerabilità a volte può essere di media entità. Lo studio di microzonazione sismica in particolare ha verificato la pericolosità sismica del territorio. Cosa vuol dire? Quanto sismico è il territorio di Pordenone? In realtà noi abbiamo anche guardato alla vulnerabilità di alcune strutture che poi vi spiegherò, ma è una cosa che è andata un po' oltre al normale incarico di microzonazione sismica. Quindi con microzonazione sismica si va a valutare la pericolosità sismica di un territorio. E quindi, dicevamo, la prima cosa è: l'Italia è un paese sismico o meno? Io qui semplicemente vi ho riportato gli ultimi terremoti registrati in Italia nel triennio che va dal dall'81 al 2011, e vedete che di terremoti in Italia ce ne sono stati, ce ne saranno sicuramente tanti, chiaramente di entità diversa. Potete ben vedere una magnitudo 4, poi vi spiego cosa vuol dire magnitudo, ce ne sono tantissimi, ce ne sono meno di magnitudo compresa tra 4 e 5 e ce ne sono pochi, ma
ce ne sono, di magnitudo maggiore di 5, ma c'è una distribuzione estremamente importante di eventi sismici in Italia. Vi ho detto che vi spiego cos'è magnitudo, ve lo faccio semplice. Magnitudo è la stima dell'energia di un terremoto, semplice. Più alta la magnitudo, più potente è un terremoto. Però bisogna anche considerare una cosa, che è una scala logaritmica. Cosa significa? Che non vuol dire un terremoto magnitudo 4 è metà di 1,5, è 30 volte più potente. Quindi dire un terremoto di magnitudo 4 o di magnitudo 6 significa un terremoto di 900 volte più potente. Quindi bisogna stare un attimino attenti con i numeri. Terremoti in Italia, quindi dicevo, la prima cosa da fare è vedere i terremoti che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi 100 anni. La storia moderna, chiamiamola così, inizia con questo terremoto. Il terremoto di Messina è stato uno dei terremoti più devastanti registrati in Italia. Terremoto magnitudo 6.8, 1908, ha fatto migliaia di morti. E subito dopo, dopo pochi anni, ne è venuto un altro di violentissimo, Avezzano, e magnitudo 6.6. Qui vado veloce perché non è. E Belice, Agrigento, un altro terremoto violentissimo nel 68, magnitudo 6.1. Arriviamo a storia recentissima, Friuli, 6 maggio del 76, magnitudo 6.5, più o meno 1000 morti. Irpinia, Avellino, 23 novembre dell'80, magnitudo 6.9. Questo è stato uno dei terremoti più violenti in Italia, in assoluto mai registrati. Storia recentissima, Aquila, aprile 2009, magnitudo 6.3, e storia recente, recentissima direi, terremoto emiliano. Due osservazioni. La prima osservazione è che in Italia una volta ogni 10 anni avviene un evento catastrofico. Questa è la testimonianza, ho fatto una raccolta rapida, li ho presi tutti, però i più potenti sì. E una volta ogni 10 anni avviene un evento catastrofico in Italia. Quindi catastrofico vuol dire perdita di vita umana. Ma l'altra cosa interessante è la magnitudo, cioè la potenza. Avete visto che i terremoti più violenti in Italia variano, perché vi ho riportato, tra 6,4, 6,5, 6,8, 6,9, raramente arriviamo a 7. Questo è fondamentale conoscerlo, perché se io devo progettare una struttura o devo adeguare una struttura, deve resistere per queste entità di eventi sismici. Vi faccio un esempio. Il terremoto di Sumatra, 2004, è stato uno dei terremoti che ha devastato uno dei terremoti più violenti mai registrati nel mondo, tanto che addirittura ha scostato un attimino l'asse terrestre. E, quando viene un terremoto, avviene una dislocazione crostale, cioè si rompe la crosta terrestre, poi ve la faccio vedere un po' meglio. Fatto sta che il terremoto dell'Aquila, a differenza, è stato generato da una rottura crostale di 10 km, quello che abbiamo avuto nell'Aquila nel 2009, quello di Sumatra di 1200 km. Quindi capite bene il paragone, è impossibile pensare domani di un terremoto in Italia di quell'entità, cioè vorrebbe dire pensare di trovarsi la Sicilia nelle Alpi in giro di qualche secondo, geologicamente impossibile. Quindi queste sono le entità dei terremoti che noi dobbiamo, con cui noi dobbiamo confrontarci. Tra questi terremoti ne ho dimenticato uno, non l'ho dimenticato, l'ho messo in ultima, ed è il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002. Lo si ricorda non per la violenza sismica, ma per quello che è successo, ed è stato il collasso della scuola che ha purtroppo ucciso tutti i bambini che erano a scuola in quel momento, comprese le maestre. Questo è un evento fondamentale per la storia normativa italiana, perché dopo questa data, finalmente, con l'UPCM 3274, l'Italia viene riconosciuta completamente sismica, totalmente sismica, che ha vari gradi di sismicità, quello grigio è una zona 4, quella meno sismica, meno pericolosa, mentre poi abbiamo la giallo, arancione e rosso. Perché qui è rosso? E qui è rosso? Ha funzionato così in Italia dal 1900 in poi, qui sarà tutta grigia nel 1900. 1909 è avvenuto il primo bollino, terremoto di Messina qui. E così si è andato avanti per vari anni a riempire la carta d'Italia con dei bollini rossi. E dopo il 76 anche qui c'è un bollino rosso. Un terremoto ultimo, questo qui, normativamente parlando, interessante, è avvenuto proprio la cosa che doveva succedere, cioè tutta l'Italia è considerata sismica. Questo è stato un passo fondamentale per la normativa. Cos'è un terremoto? Allora, questa sembra una figura banale, ma è secondo me assolutamente illuminante. Sotto i nostri piedi abbiamo del terreno, normalmente, se noi scaviamo, troviamo la roccia, cioè la crosta terrestre, che è raffigurata in questo cubetto di roccia qui. Se noi abbiamo dei fenomeni di stress tettonici, si chiamano,
e arriviamo alla rottura di questa crosta, ok, abbiamo un rilascio istantaneo di energia. Quel rilascio è l'evento sismico. Se voi immaginate di avere la vostra casa sopra qui, potete ben capire che quando questo si rompe avviene un'onda d'urto, c'è un rilascio di energia importante, ed è proprio questo il terremoto. E dove possiamo avere questi stress tettonici? Di fatto, voi sapete che la Terra è costituita da, superficialmente dalla crosta, che non è un pezzo unico, ma ci sono varie placche che scivolano, si muovono, si scontrano, si allontanano, scivolando sopra il mantello, che è quello che ci sta sotto. E dove sono distribuite queste linee? Dobbiamo chiederci. Se li dobbiamo avere lo stress tettonico, dove sono disposte queste linee? E la vedete proprio su questa figura qui. E soprattutto ce l'abbiamo nell'America, del sud dell'America del Nord, passa per l'Alaska, scende per le Filippine e Australia, e salendo su poi per qui e passa per questo punto qui, passa proprio per il Mar Adriatico, e quindi lì abbiamo una zona di stress tettonico. Questi sono i terremoti nel mondo nell'ultimo mese, e questa è la loro distribuzione. Se vi ricordate quelle linee rosse che vi ho fatto vedere prima, cioè le linee di unione delle varie placche, e se seguite la distribuzione sismica dei terremoti nell'ultimo mese, ricalcate proprio quelle linee: America del Sud, America del Nord, Alaska, Giappone scendono giù per di qua e poi qua. E poi qua si faccia una zoomata sul terremoto del Mediterraneo nell'ultimo mese e il risultato è proprio questo qui. Quindi, se io devo dire delle nazioni europee, o in Europa, nel Mediterraneo, che si devono preoccupare di problematiche sismiche, metto al primo posto la Turchia, seguito la Grecia, e al secondo posto, terzo posto, pari merito, mettete come volete, io metterei l'Italia. Chiaramente non metto la Germania piuttosto che il Regno Unito fra i paesi che possono avere problematiche sismiche, e quindi gli stessi normatori non devono prendere le loro normative di riferimento per fare ad esempio le norme tecniche sulle costruzioni in ottica antisismica, perché forse di esperienza non ne hanno per così tanta. E non è poi così semplice, siamo un po', no, non sfortunati, però quella famosa linea che vi ho fatto vedere prima che tagliava il Mediterraneo in realtà non è così dritta, fa un gioco e fa proprio questo giochetto qua. È una linea che parte, passa per la Sicilia, la vedete qui, tira su per la Calabria, taglia tutti gli Appennini, arriva al lago di Garda, vicino Schio, gira a destra, fa Tiene Bassano e poi sta un po' sopra Pordenone, verso Trieste, gira giù e segue per l'ex Jugoslavia. È una linea, sembra che sto scherzando, ma non è assolutamente così, segue proprio questa linea qui. Chiaramente non è una fascia di 100 metri o un chilometro, ma sarà una fascia di 50 km, ma è una fascia che si riesce a delineare molto bene. E se io faccio una sezione fatta qua, che passa per Pordenone, Venezia e scende sotto gli Appennini, è questa qui. Io ho delle placche che si scontrano, una placca scende, una sale una sopra l'altra, queste sono le Alpi che si sono formate proprio per questi fenomeni di thrust, si chiamano, cioè di pieghe, di fratture. E sono proprio queste fratture che quando si rompono creano un terremoto. Quindi perché, la domanda, perché in Sardegna non possono esserci terremoti? Per questo discorso qui. Perché questa linea che mi può generare vento sismico non è ubicata in Sardegna. Molto semplice. Ma, fantastico, so dove possono girarsi terremoti. Non so quando, ma so dove. Attenzione, non è che se questo avviene un terremoto catastrofico qui, la Sardegna non ne risente. Ne risente perché l'onda sismica si propaga nel suolo, ma certamente con un'intensità sicuramente inferiore. Oltre a questo, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è l'ente statale che si occupa di problematiche geofisiche, sismiche e vulcanologiche, ha nel 2004 redatto una cartografia dividendo l'Italia in zone alle quali ha abbinato un massimo valore di terremoto che posso aspettarmi. Allora io ho fatto un'osservazione su questa slide molto semplice, ho preso la zona sismogenetica 912, cioè le zone emiliane, che sono queste qui, alle quali è stato etichettato un evento sismico massimo di 6.14, che vedi caso neanche tanto, terremoto emiliano è stato quasi 6, 5, 9, 6, quindi ci sono andati molto vicino alla potenza massima che ci si poteva aspettare per questa zona. Abbiamo osservato la zona dove sta Pordenone, zona sismogenetica 905, vabbè, questa è la tabellina di tutta Italia,
alla zona sismogenetica 905 comprende metà Veneto e metà Friuli, è abbinato una magnitudo di 6.6 e quindi una differenza di quasi 0,5 punti. Quindi se tra un punto e l'altro abbiamo 30 volte di potenza, più o meno a spanne, io per queste zone mi devo aspettare un terremoto 15 volte più potente di quello emiliano. Questo è scritto qua, dal 2004. In realtà, se poi voi prendete la relazione, perché tutto quello che vi sto dicendo è raccolto all'interno della relazione illustrativa che viene poi abbinata alle cartografie che abbiamo redatto, no? Perché viene chiesto proprio di costruire un po' la situazione geologica, storica, le conseguenze sismiche che possono avere sul territorio di Pordenone. In realtà Pordenone, per sarà 20 km neanche, esce da questa zona. Ma non possiamo dire, siamo fuori dalla zona, siamo tranquilli, assolutamente no. È una zona, primo, approssimativa, perché non è correttamente delineata sicuramente, e poi siamo troppo vicini, siamo troppo in prossimità. Forse potrei pensare a Venezia. Ok, Venezia è distante un bel po' da queste zone che possono generare vento sismico. Quindi forse dei fenomeni di attenuazione di Venezia potrebbe effettivamente sentire. Poi non è neanche detto del tutto. Vi ho detto infatti che non è una linea questo contatto delle due placche, ma sono delle fasce che contengono a loro volta delle fratture, i famosi thrust. Tutte queste linee rosse che vedete sono proprio quei thrust, cioè quelle faglie che si possono rompere e possono generare eventi sismici. E Pordenone dove sta? Pordenone sta lì, come vi dicevo, sta un po' fuori, un po' a sud di quella fascia che termina qui, perché quella fascia contiene assolutamente tutte queste faglie, si chiamano faglie attive, cioè faglie in grado di creare evento sismico. Però ripeto, non è che Pordenone può dirsi esterna a questa situazione architettonica. Sardegna sì. Sardegna sì. Bene, poi abbiamo fatto un'altra cosa interessante, a mio avviso abbiamo ricostruito la storia sismica di Pordenone, quella conosciuta. No? Quindi abbiamo preso tutti i terremoti registrati a Pordenone e li abbiamo cartografati e mappati e abbiamo ottenuto questa distribuzione qui. Allora, due osservazioni a mio avviso interessanti. La prima osservazione è: a Pordenone terremoti sismici ce ne sono stati, eccolo qua, voi lo potete vedere molto bene, ce ne sono due importanti, uno del 76 e uno del 1812. Intensità macrosismica 7. Cosa vuol dire? È diverso dalla magnitudo che vi dicevo prima. È la scala Mercalli, quindi se io vado a guardarmi, poi ve l'ho riportata qui, 7 è definito un terremoto molto forte. E allora hanno cercato di darci un senso, perché sia un termine più fruibile, e insomma sono caduti di fumaioli lesioni negli edifici. Quello che io posso aspettarmi a Pordenone, secondo questa carta, è una cosa del genere. È vero? Secondo me no. E perché? Perché non abbiamo una memoria storica così importante da poter fare questa affermazione. Mi spiego. Se nel 1100 qui ci fosse stato un terremoto catastrofico raccontato su una litografia sistemata in un'abbazia che nel 1500 ha preso fuoco, non lo sapremo mai. E considerate che i tempi di ritorno dei terremoti più violenti variano dai 7 ai 10.000 anni. Quindi capite bene che la nostra coscienza storica è troppo piccola. Quello che noi sappiamo è la distribuzione degli stress tettonici, quello che vi ho fatto vedere prima. E guardando indietro possiamo dire che possiamo aspettarci quelle entità sismiche. Un'altra considerazione. Avete visto che in quella cartografia di quello spaccato, questo gramma, vi ho riportato due terremoti. Vi ho riportato questo terremoto del 76 che aveva potenza 7 e vi ho riportato anche questo, l'evento sismico del 1812. A Pordenone si sono avvertiti nello stesso modo, con la stessa potenza sismica. La differenza però è che sono due terremoti completamente diversi. E mi spiego, l'evento sismico registrato il 6 maggio del 76 e quello del 20 è questo qui, i pallini mi rappresentano la potenza sismica. Più è rosso, più è stato potente. L'evento sismico ha avuto epicentro qui, no? A Pordenone, scritto qui, si è registrato con un'intensità 7, arancione. Ok. Questo terremoto invece ha avuto epicentro molto più vicino a Pordenone,
e si è presentato Pordenone con la stessa potenza, ma sono due terremoti che non hanno niente a che fare in termini di potenza, nel senso che quello del 76 aveva una magnitudo di 6.46, ma quello sequale di 5.71, quindi quasi un punto di differenza, 30 volte più debole, ma ha avuto la stessa potenza Pordenone perché era più vicino. Quindi c'è anche un discorso di effetto sito distanza. Più distante il terremoto, io lo avvertirò in maniera più debole rispetto a un altro che c'era in casa. Questo è un aspetto molto interessante, perché chiaramente se io avessi registrato un terremoto della stessa potenza, qui i danni a Pordenone sarebbero stati molto più importanti, più potente, più vicino. Cosa possono procurare? Cosa possono creare questi effetti in superficie? Questo è il classico esempio devastante di un terremoto. Ho una struttura che non è in grado di sostenere la spinta sismica del sisma, collassa. In Emilia, quando siamo stati, abbiamo notato subito la forte vulnerabilità delle strutture. Erano strutture deboli dal punto di vista sismico, sembrava che avessero giocato con Lego. Ed è presente quando costruite le torri di Lego, gli date un calcio, cadono su tutti i pezzettini, non c'era legante, non c'era ferro. Quindi è chiaro che strutture deboli, anche se il sisma non è così violento, possono lesionarsi in questo modo. Questo è un altro esempio. E questo è un altro esempio. Perché mi fermo qui? Perché qui entriamo in un altro mondo. E quello che vorrei cercare di spiegarvi. Questo non è stato un problema strutturale, cioè la struttura era progettata correttamente. Il problema è che il terreno sotto la struttura progettata correttamente si è comportato in modo diverso qui e qui, ha avuto un cedimento differenziale. Quindi non è solo un problema sulle strutture, ma dipende anche cosa ho nel sottosuolo, sotto i miei piedi. Se io ho un terreno di un certo tipo avrò una risposta diversa rispetto ad un altro, ed è su questo principio che adesso io cercherò di spiegarvi, se ce la faccio, su cui si basa la microzonazione sismica, cioè studiare il comportamento sismico del suolo e capire come si comporta uno rispetto all'altro. E danno strutturale, anche questo, L'Aquila 2008. Sinkhole è un fenomeno sismo indotto. Ci vede, sì? È un fenomeno sismo indotto. Cosa significa? Non ho niente, avere un evento sismico mi fa superare una soglia di instabilità, quello scuotimento, e mi provoca qualcosa. Quello si chiama un evento sismo indotto. Il sinkhole, cioè apertura di cavità sotto evento sismico, è proprio questo fenomeno qui. Quindi potete ben immaginare una struttura antisismica, quanto volete, costruita sopra questa situazione geologica qui. Anche se fosse stata super antisismica, lì sarebbe comunque collassata la struttura. Non strutturalmente, ma sul piano fondazionale. È un problema che riguarda solo le strutture? No, assolutamente no. Voi avete, no, non è che avete tanti problemi geologicamente, ma non avete il problema delle frane. Okay. Anche le frane possono essere attivate sotto un evento sismico. È una zona in cui l'instabilità è al limite, avviene un evento sismico, questa si innesca, questa è una frana sismo indotta da evento sismico. La stessa cosa riguarda le infrastrutture, quindi non solo le case, anche i viadotti. Collasso delle fondazioni del viadotto, collasso della strada. Quindi sono svariati i problemi. Emilia, immaginate una casa costruita sopra lì, su queste faglie capaci di creare deformazioni in superficie. Quindi bisogna guardare in alto sulla struttura, ma bisogna sempre guardare anche sotto i nostri piedi come si comporta il suolo. E poi questa qui, questo è un altro problema, non è un fotomontaggio questo, ma è un fenomeno sismo indotto che si chiama liquefazione. Per la prima volta, secondo me, nel Friuli si è potuto testare il fatto che in Italia può avvenire liquefazione. Prima era sempre stata una cosa sì, c'è stata, no, non c'è stata, un po' incerta. In Emilia è chiaro che è avvenuto ed avviene quando io ho acqua e sabbia. Sotto un evento sismico, ve la butto lì, lasciatemi passare il termine, abbiamo le sabbie mobili. Il suolo perde portanza, non è più in grado di sostenere perché la pressione dell'acqua diventa maggiore di quella di granetti di sabbia e quindi è come un fluido. E ho questo, perdita completa di portanza del suolo. Non riguarda il territorio di Pordenone, ma è un problema estremamente sentito, è questo qui, che sono le frane in roccia sismo indotte. Vabbè. E qua estremizzato l'aspetto del fenomeno.
Allora, adesso dobbiamo fare un altro sforzo per capire questa cosa qui, perché sennò non capiamo la microzonazione sismica. Tutto quello che sto raccontando è per capire la microzonazione sismica, poi una volta fatto questo si capisce molto meglio, insomma, spero, le carte. Allora, a Città del Messico nel 1985 è avvenuta una cosa che agli studiosi sismologi dell'epoca, e anche a noi in realtà, ha fatto aprire gli occhi. Allora, la Città del Messico in quell'anno è stata sede di un evento sismico catastrofico che ha provocato la morte di 110.000 persone. 10.000 persone. C'è un terremoto, ed è qui la cosa particolare, di magnitudo 8.1, quindi un terremoto violentissimo, da lui non potrà mai succedere, l'ha successo, succederà, magnitudo 8.1, ma è avvenuto a 350 km di distanza, dove non ha creato nessun danno, mentre raso al suolo la Città del Messico. Ma come è possibile? È come dire, avviene un terremoto a Genova, potentissimo, Genova in piedi, Trieste raso al suolo. È successo questo. E perché? E va tutti là, ma cosa è successo? Come mai? Come non mai? E poi si è cominciato a guardare sotto i piedi. E si è scoperto che ci sono, oltre all'evento sismico in sé, i cosiddetti effetti di sito. Cioè sono dei fenomeni sismici che stanno alla base dell'amplificazione sismica, cioè in certi contesti geologici, stratigrafici, di sedimentologia, cioè di cosa io ho sotto i piedi, posso avere un aumento o una riduzione a volte della potenza sismica. Chiaro che così detta così, meglio adesso ve la faccio capire. Allora, l'evento sismico viene sempre da sotto, dove c'è la roccia, dove c'è la crosta, dove prima c'era il cubetto nella mossa che stringeva e si rompeva, che è rappresentato da questo qui. Bene. Quando l'onda sismica che si è generata all'interno della roccia passa ad una copertura più tenera, l'onda sismica viene amplificata. Ok? Infatti questo è un disegnetto molto semplice, ma è chiaro, l'onda sismica ha questa entità, da questo terreno a questo aumenta tantissimo. Quindi se la mia casa sta qui, sente quest'onda qui. Se la mia casa dovesse stare qua in alto, dove in roccia, sentirebbe un terremoto meno potente. Quindi il posto più sicuro, a parità di terremoto, dove costruire, e a parità di casa, non dimentichiamo, è la roccia. In roccia io ho la spinta sismica, a parità di evento sismico, minore. Immaginate un'onda sismica che viene da qua, da sotto, passa in questa copertura qui e rimane intrappolata. Le onde vengono amplificate, vedete, questo è l'esempio di un sismografo che ha registrato in roccia una certa entità. Registrazione invece dello stesso evento sismico sulla copertura di questa entità qui. Difficile da credere, guardate queste immagini qui, comportamento diverso, edifici identici, questi sono, erano, quello che vedete come volete, quattro strutture, due quasi non lesionate, due però prossime al collasso, identiche, poi hanno scavato e hanno guardato cosa c'era sotto, sotto qui c'erano dei depositi argillosi, a differenza di quello che hanno trovato sotto qui, che erano depositi molto più rigidi. Il fatto che questi depositi fossero più rigidi hanno amplificato meno la potenza sismica. Altro esempio, tre strutture erano, ora sono due, questa era sul suolo, stessa problematica, sotto qui c'era un materiale più soffice, con certe caratteristiche geotecniche più scadenti. Anche questo è un problema interessante. Vedete che le strutture vicino praticamente non hanno risentito di nulla. Questa è una struttura in più impostata anche su dei pali, se non mi sbaglio. Fatto sta che qui sotto c'è una lente sabbiosa che è andata in liquefazione. Quindi vedete la struttura che è perfetta, solo che è storta. La struttura ha resistito all'evento sismico, ma il problema è che ha ceduto le fondazioni, perché è andata in liquefazione il terreno che ci stava sotto. Anche questa, una, 2, 3, 4, erano 5, ora sono 4, poi sono andati a guardare cosa era successo qui e qui c'era un torrente che usciva, che hanno bonificato con del materiale, con delle proprietà più scadenti rispetto a quello che ci stava fuori. Quindi la risonanza, si dice, di quel deposito ha creato una spinta sismica maggiore al punto di portare a collasso questa struttura. Quindi, e questo è anche un altro esempio, va bene, è importante capire cosa c'è sotto di noi dal punto di vista sismico. E in Italia si ha testimonianza di questo o siamo diversi dagli altri? Chiaramente siamo uguali a loro. Il primo fenomeno in Italia, il primo evento sismico registrato in cui si è accertato questo effetto,
è proprio nel terremoto Umbria Marche del settembre del 97, magnitudo 5.9. Okay? E due stazioni cerometriche erano installate all'epoca, una a Cesi Bassa e l'altra a Cesi Villa. A Cesi Villa è fondata su roccia, mentre Cesi Bassa era purtroppo fondata su materiale alluvionale di 35 metri di spessore. Beh, la potenza sismica a Cesi Villa non è stata così alta, mentre a Cesi Bassa è stata devastante in quanto è stata praticamente rasa al suolo. Questa è una cosa abbastanza tecnica, non sto qui, non mi soffermo, però l'altezza mi determina la potenza sismica, è uno spettro di risposta elastico. Fatto sta che quello registrato a Cesi Villa arriva fino a 1,5 forse, questo supera abbondantemente i 1 a 3, quindi 1 3 come forza sismica. Quindi se io costruisco nello stesso modo Cesi Villa e a Cesi Bassa sbaglio. Devo sapere che a Cesi Bassa io posso aspettarmi un terremoto 3 volte più potente che a Cesi Villa. È un problema? Assolutamente no, basta saperlo. Cambia un po' la progettazione, ma in Italia, come nel resto del mondo, si fa un po' tutto oramai, no? Basta sapere e conoscere le cose. Filmato. Sì, è partito. Vi fa vedere la propagazione delle onde di un ipotetico terremoto in vari contesti. È un filmetto abbastanza divertente. Praticamente faranno adesso uno spaccato, vi fanno vedere l'onda sismica, come si propaga in modo diverso nella roccia rispetto nei materiali consolidati e i materiali sciolti. Questa è l'onda che arriva, non vi ho descritto tutte le tipologie di onde che ci sono, onde sussultorie, ondulatorie, eccetera. Però di fatto questa è stata l'onda P, in sussultoria, poi arriva l'onda S, quella ondulatoria, e poi arriva le onde più distruttive, che sono le onde di superficie. E sono queste qui, però vedete come si muovono all'interno della roccia, poi arriva un sedimento più soffice, quindi devono rallentare, perché è un sedimento che rallenta le onde sismiche, ma per la conservazione dell'energia deve aumentare la loro potenza, fino ad arrivare alle materiali sciolti, saturi, dove sono molto lenti e molto potenti. E quindi questo è quello che potrebbe succedere. Vedete il sismogramma, qui a questa entità, qui a questa qui, completamente diverse, a poche, magari pochi chilometri di distanza, a volte centinaia di metri. Ok, l'ultima cosa di teoria e poi guardiamo le carte. C'è un'altra cosa interessante che negli ultimi anni è emerso ed è questa cosa qui. Vi ho raccontato che l'onda sismica parte dalla roccia e si trasmette al sedimento. In base alle caratteristiche di questo sedimento, in termini di è duro, è mollo, è soffice e spessore, io ho una frequenza, si chiama, con cui vibra quel deposito particolare, che è sempre quella indipendentemente dall'evento sismico che arriva. È come quando io faccio un esempio, spingo un'altalena, no? Se io la spingo con una certa frequenza, quando l'altalena è verso di me e la spingo, ottengo sempre un aumento di spinta. Se invece spingo non in fase, ho una diminuzione. Però l'altalena ha una sua frequenza. Ma la cosa interessante è che questa frequenza noi la possiamo misurare, l'abbiamo misurata a Pordenone. Non mi voglio soffermare su questo è il grafico che risulta da un'analisi delle tante che abbiamo fatto, non è questo il caso di Pordenone, però questo grafico mi dice che la frequenza con cui vibra il sito di Pordenone, in quel punto dove io misuro, è ad esempio 0,8 Hz, ha un valore che dipende da quanto duro è e quanto spesso è. Perché è interessante questa cosa? Perché io la posso confrontare con le strutture esistenti, e abbiamo fatto anche questo a Pordenone. Abbiamo misurato quant'è la vibrazione di alcune strutture. Lo si può fare sull'esistente con delle misure sperimentali, lo si può fare sulle future, perché il progettista quando va a creare la struttura lo mette dentro nel calcolatore, fa i suoi conti, li mette finiti, eccetera, e sa come vibra la struttura, cioè il modo di comportarsi dinamico della struttura. Il punto cos'è? Che se io conosco la frequenza del sito, che io posso misurare, perché è sempre quella, e sotto un evento sismico sarà quella, perché geologicamente è così, e posso sapere quella della struttura, posso prevenire una cosa molto importante, che è questa cosa qui che adesso vi faccio vedere, che si chiama doppia risonanza suolo-struttura. Eccola qui. Allora, questa è una piastra vibrante. Ok, cosa significa? Questa mi riproduce l'evento sismico, cioè si muove, ok, a varie frequenze, quindi riproduce vari terremoti. Sopra ho tre
strutture che cambiano solamente in altezza. Ok? Guardate cosa succede. Allora, praticamente la piastra vibrante inizialmente si muove lentamente, poi aumenta la propria frequenza. Immaginate che a un certo punto arrivi a una frequenza che potrebbe essere quella di Pordenone, o 0,8, quella di prima. E guardate cosa succede alle tre strutture che stanno sopra. Tempo lento, no? Forse... ormai si vede. La più alta è molto più rock. Allora, a 4 Hz la piastra vibrante fa in risonanza con questa struttura, ma la cosa sorprendente è che le altre due stanno ferme e questa si deforma in modo impressionante. Aumenta la frequenza del terremoto. Io vedo un tanto, scusatemi. Aumenta la frequenza e ci avviciniamo di più a una struttura più bassa, 6.35, perché la frequenza delle strutture dipende da due cose: come è fatta, se in ferro, in legno, in plastica, e dalla propria altezza. È una legge fisica semplicissima. La massima sollecitazione io ce l'ho quando vado in doppia risonanza, e per le altre strutture non succede assolutamente nulla. Questo è stato illuminante per molti, giustamente, perché in questo modo si potrebbe già fare prevenzione sismica. Se io so che il mio sito, per come è fatto geologicamente, che posso misurare, vibra sempre a 5 Hz, io evito di costruire le strutture che vibrano a 5 Hz. E se lo dovessi fare, devo conoscere questa cosa per costruire in modo corretto. Molto semplice. Per cui la città del Messico, quel terremoto che vi ho descritto prima, sono crollate le strutture dagli 8 ai 12 piani, mentre quelle basse e quelle più alte non hanno subito nessuna lesione. Proprio per questo discorso. Ma è fantastico. Non sappiamo i terremoti quando arrivano, ma sappiamo come saranno. Basta costruire bene allora a questo punto. E beh, e qui arriva l'altro. Avete capito, insomma. Beh, insomma, il concetto è chiaro, no? Andiamo avanti. Quindi siamo arrivati, finita la teoria. Cosa si può fare per ridurre il rischio sismico? Ci siamo. Possiamo agire su due fronti. Uno è costruire in modo, costruire bene, in modo intelligente, con coscienza. Questa deve essere la parola d'ordine, sempre. Costruiamo bene, che già mezzo passo l'abbiamo fatto. L'altra cosa è realizzare delle carte tematiche che mettono in luce le eventuali criticità del territorio e quindi fare microzonazione sismica. Fare microzonazione sismica e fare così lavorano su due piani completamente diversi, deve essere chiara questa cosa, anche per i tecnici che prenderanno in mano un lavoro come questo. Qui si lavora a singola opera, Qui si lavora in ottica di pianificazione, quindi questo è un lavoro che serve a due, non persone. Uno è l'amministrazione per decidere dove andare a sviluppare le future abitazioni, ok, ad esempio, oppure dove mettere le tendopoli in caso di evento sismico, sapere quali sono i luoghi sicuri, e se io ho delle strutture strategiche in certi contesti, sapere che problematiche sismiche possono esserci. Può servire anche al professionista che deve costruire, perché prima di predisporre una campagna di indagini per capire com'è il sottosuolo, prendo una carta di questo tipo e vedo che problematiche a scala comunale sono emerse, perché molte volte soffermarsi sul singolo lotto che si va a analizzare si perde a volte la sensazione del contesto in cui si vive. Quindi
Quindi ecco. E quindi ci sono state lo Stato da 2010 ha predisposto delle linee di finanziamento, come aveva prima accennato l'assessore, per promuovere questi studi di prevenzione sismica. In particolare l'UPCM 3907 e 4007, che sono state la prima e la seconda annualità, sono state quelle che grazie a un decreto regionale ha individuato il contenuto il comune di Pordenone come assegnatario di questi finanziamenti per redigere questi studi. È una cosa importante e bella, cioè finalmente lo Stato ha deciso, c'è una problematica, affrontiamola in modo uguale tutti insieme. Quindi l'idea è costruire queste cartografie che saranno uguali in tutta Italia, incredibile, ma è successo. È un progetto molto bello, perché molte volte quando si fa pianificazione, PRG o PAT nel Veneto, eccetera, non si guarda mai il vicino che sta di qua, no? Quindi magari di qua mi trovo una situazione e qua me ne trovo un'altra. Invece questo lavoro verrà valutato e limato da una commissione tecnica regionale e statale poi per l'approvazione finale. E questa è una cosa decisamente importante, importante. E quindi la pianificazione, microzonazione sismica, vi ho appena descritto cos'è, e quindi creare delle cartografie come queste, che poi vedremo in modo più dettagliato, che mi individuano con dei colori delle pericolosità sismiche differenti. Ogni colore, ad esempio, corrisponde a una certa pericolosità sismica, che dipende da cosa? Dipende da quello che c'è sotto. Come le ghiaie, ad esempio, si comportano in modo diverso dalle argille che ci stanno al sud di Pordenone. Quali sono gli aspetti, ad esempio, di risonanza delle strutture rispetto a quelle del suolo? Quindi so che se vado a costruire qui, avrò una situazione più sicura, ad esempio, di andare a costruire qui. No, più sicura, avrò problematiche diverse. Ok. Ok. Microzonazione sismica si fa in tre livelli. Questo finanziamento era indirizzato al primo livello, che è questo qui. E questo mi dice che dove c'è questo colore ho la stessa pericolosità sismica, dove c'è questo ho un'altra pericolosità sismica, ma all'interno dello stesso colore la pericolosità sismica è diversa. Il secondo e il terzo livello invece mi quantificano quanto è pericoloso. Qui è pericoloso 1 e 2, qua è pericoloso 4. Noi abbiamo fatto il 1 e abbiamo fatto anche il 3 su certi ambiti, quindi di maggiore interesse come il centro urbanizzato. E quindi abbiamo fornito una serie di elaborati, che è una relazione illustrativa che illustra tutto quello che vi ho detto finora, una carta dell'indagine, poi vi spiegherò perché, una carta geologico-tecnica, che è la carta che mi dice cosa c'è sotto, importante dal punto di vista sismico, la carta delle microzone omogenee, quindi questa carta qui che vi dice dove verde che si comporta nello stesso modo, più una serie di carte che abbiamo ritenuto con l'amministrazione importanti, anche se non obbligatorie, come la carta delle frequenze. Abbiamo studiato alcune strutture come il campanile piuttosto che l'acquedotto per alcune scuole per misurarne la frequenza, e abbiamo fatto degli approfondimenti di terzo livello. Quindi per fare questo cosa abbiamo fatto? Primo passo, abbiamo raccolto tutto quello che c'era. Sono di qua, abbiamo preso tutto, quasi tutto. Abbiamo preso le indagini, ad esempio, nel PRG, le indagini geologiche, le prove sui pozzi, sui sondaggi, e ne abbiamo realizzate di nuove. Questo è stato un po' l'aspetto forse più importante di questo lavoro, importante nel senso che ci ha permesso di dare un prodotto che teniamo valido, perché abbiamo misurato tutto su questo territorio, abbiamo fatto 45 misure di registrazione, si chiama la HVSR per le frequenze di risonanza dei depositi, e abbiamo ottenuto questi grafici qui, adesso qui non sto a spiegarvi perché faccio vedere poi a carta. Abbiamo fatto altre 45 misure e con questa tecnica qui, che è una tecnica che mi misura quanto rigido è il terreno, cioè mollo e duro, e mi dice che spessori ho, ed è proprio quello che mi serve per capire come viene amplificata l'onda sismica, cioè l'onda sismica che viene da qua e qua più o meno arriva a 400 metri di profondità, c'è il primo livello in cui arriva l'onda sismica, verrà amplificata e va misurato questa cosa qui su ogni sito. Noi abbiamo fatto su 45 siti e infine abbiamo fatto anche delle sezioni geoelettriche, vabbè, in questo caso era per calcolare la profondità della falda, che è un aspetto interessante che poi vi spiego anche quello. E tutte queste informazioni sono state raccolte all'interno delle schede poi che ogni professionista potrà consultare, e quindi avrà l'identificativo, l'ubicazione con le sue coordinate, la quota e i valori che ne sono poi scaturiti. È importante precisare un'altra cosa.
Ripeto, abbiamo fatto pianificazione. Cosa significa? Che se una misura fatta qui è identica a una fatta qui, è identica a una fatta qui, io mi sento autorizzato a livello di pianificazione a fare un cerchio e dire qui dentro è probabilmente tutto così. Però la mia è un'interpretazione, Io ho misurato i tre punti e dico che è tutto uguale. Non può questa carta essere uno strumento definitivo a livello di progettazione. Il progettista deve prendere questa carta e dire qua è messo verde, ho certe problematiche di un certo tipo, vado a controllare almeno che sia così. O devo affrontare certe problematiche che non sono state affrontate perché lì è il livello di pianificazione. Questo deve essere chiaro. E ok. Quindi questa è la prima carta che abbiamo realizzato, è la carta delle indagini. Quindi abbiamo preso delle indagini pregresse e ne abbiamo fatte di nuove, come vi dicevo, e abbiamo realizzato una mappatura di questo tipo qui. Questo è il centro, vi ho fatto una zoomata, quindi vedete il gran numero di indagini che abbiamo raccolto e realizzato per riuscire a mappare in modo più corretto possibile il territorio di Pordenone. Sembra semplice Pordenone, invece non è assolutamente semplice, perché questi limiti che voi vedete qui, tra il verde, il giallo, eccetera, sono molto difficili da trovare, perché è formato tutto da un materiale alluvionale delle varie fiumi che ha portato, quindi abbiamo dei limiti che a volte si sovrappongono uno sull'altro e il contatto non è sempre netto. Quindi appunto per questo la necessità di fare tante indagini, per poter mappare meglio quella riga che noi abbiamo cercato di tracciare in questo modo qui. Ad esempio nelle zone pianura collina, ad esempio, le cose sono molto più semplici. Dove io una topografia piatta avrò un materiale sedimentale, ho portato dei fiumi, dove comincia la collina comincia la roccia e lì si riesce molto meglio a delineare questo limite. Comunque sia, tutto questo ci ha portato a una prima carta, che è la carta geologico-tecnica. È una carta nella quale, e vi ho fatto una zoomata con la leggenda, noi abbiamo individuato le varie litologie del sottosuolo. Abbiamo detto è ghiaia piuttosto che sabbia, io adesso la dico così, è un po' più complicata, ma è ghiaia piuttosto che sabbia, piuttosto che riporti, piuttosto che argilla. Possono esserci delle diversità rispetto alla carta geologica classica di un PRG? Certo, devono esserci delle diversità. Perché? E questo ci tengo a sottolinearlo, perché nella carta geologica di un PRG quello che interessa è la costruzione. È una costruzione interessa i primi 2, 3, 4, 10 metri di suolo, perché le fondazioni le appoggio lì. Dal punto di vista sismico a me interessano 400 metri, cioè dove io trovo la roccia che mi ha creato l'energia sismica. Quindi la mia ghiaia qui è perché io ho calcolato che mediamente nei 400 metri, che siano 300 o 500, ho materiale che verosimilmente è assomigliante ad una ghiaia. Questo è un aspetto molto importante. È vero che abbiamo anche sondaggi profondi, perché abbiamo sondaggi in questa zona qui a 300-400 metri che mi hanno dato una stratigrafia di argille e quindi ci siamo sentiti ancora più autorizzati a definirlo in questo modo. E per questo abbiamo messo tanti pallini rossi che sono sostanzialmente i sondaggi. Un sondaggio è quando io vado a fare una perforazione, estraggo il materiale e lo vedo. Cosa più semplice, ma di fatto è anche quella più attendibile. E in blu c'è un'altra cosa che mi interesserà molto, spero, è la profondità dell'acqua. Pordenone è pieno di acqua, qua lo sapevamo, e qua ci sono le linee delle risorgive, qua nascono i fiumi, nascono i torrenti. Questo è importante dal punto di vista sismico? Certo che è importantissimo, non perché l'acqua assorbe il terremoto o amplifica. L'acqua non fa assolutamente niente di tutto questo. Costruire dove c'è acqua non è che è più o meno pericoloso perché viene amplificato, avete visto prima il terremoto, ma perché può esserci la liquefazione, quell'aspetto che abbiamo visto prima. Allora, io mi dico, qui dobbiamo essere chiari però, qui c'è sabbia. No, parto un altro punto. Uno degli aspetti che io devo valutare è le possibili zone di attenzione, si chiamano, cioè quelle zone che potrebbero essere instabili. Una di queste sono 5, sono riconosciute. Una sono le frane e voi non avete frane. Meno male. Su questo qua di sicuro sono le frane. Ci sono i crolli delle cavità sotterranee e di solito si ha informazioni rocciose. Abbiamo appena consigliato a Camerano, ad Ancona,
c'è tutto uno studio sulle cavità, perché l'evento sismico, dove magari la volta è spessa 1 o 2 metri, è lì, può crollare, è quello un problema. Uno degli problemi è la liquefazione. E la normativa in questo livello mi dice che se io ho acqua, ho il terremoto e ho il materiale, posso avere liquefazione. Questo mi dice la normativa e le linee guida che abbiamo seguito. Quindi qui ho sabbia, sì, ho acqua, sì, ho il terremoto, sì. Quindi tutta questa zona qui è potenzialmente liquefacibile. Non è detto che sia così, eh? Io non lo so. Io ho solamente individuato i fattori, si chiamano predisponenti, cioè i fattori che possono innescare il fenomeno della liquefazione. Sarà il professionista o in fase di approfondimento successive a valutare l'effettiva instabilità per liquefazione. E attualmente non lo sa nessuno, eh? Perché bisogna dirlo che i metodi per calcolare oggi come oggi la liquefazione non sono, a mio avviso, attendibili. Dopo il terremoto dell'Emilia, infatti, si è rivoluzionato un po' tutto, anche le correlazioni che c'erano tra prove e potenziale liquefazione sono un po' crollate. Quindi adesso molti dei finanziamenti che vengono dati serviranno proprio per stabilire quali sono i limiti in cui attendersi liquefazione o no. È chiaro però che è un aspetto molto molto interessante per il nostro territorio. Okay. Quindi bisogna quantomeno conoscere questa possibile problematica. È una problematica, ma fino a un certo punto si può costruire in modo da evitare questa problematica. Ok? E come? Ci sono tanti modi per farlo. O faccio delle fondazioni più profonde, o delle platee, piuttosto che dei pali, e qui non dico altro perché non mi completa la cosa. Abbiamo realizzato un'altra carta, che è la carta delle frequenze. Questa è la carta che preferisco, che ci ha aiutato a decidere in modo più sicuro queste zone qui. Perché? Perché è una misura diretta. Io posiziono lo strumento e mi restituisce un dato che è figlio di come si comporta il suolo. Fantastico. Dopo il terremoto dell'Aquila si è vista l'importanza di questo tipo di misura. Voi vedete il colore, mi individua lo stesso comportamento. Ok, quindi a uguale colore corrisponde a uguale zona. Io non ho dato nessuna associazione, niente, lui mi ha registrato un valore di frequenza, quello che avete visto prima, no? Del sito, proprio per come è fatto il sottosuolo. E quindi in questo modo abbiamo potuto ancora con maggior ragione tirare quei limiti lì, dove c'è l'azzurro, dove c'è il verde, dove c'è il giallo e su dove c'è l'azzurro. E questa ne è una zoomata di questo. Vedi, qui avete la maggior parte di frequenze di questo tipo, poi qui c'è rosso, giallo e verde. Quindi queste misure ci hanno permesso sia di delineare con maggiore precisione quei limiti che guardare la frequenza del sito per poi confrontarlo con quelle strutture che siamo andati a prendere. Quindi un progettista che mi dice che devo costruire, devo dire un'altra cosa, è importantissima. Le strutture altissime vibrano a una frequenza di un hertz. Quindi andranno in risonanza con depositi molto spessi, 300-400 metri. Strutture basse vanno in risonanza, avete visto prima, a 7-8 Hz. Ok? Quindi, se io ho una struttura bassa che vibra 7-8 Hz e un sito che vibra 7-8 Hz, per come è fatto il sottosuolo, sarà attento di tirare sulle antenne. E noi abbiamo fatto un po' questo, no? E abbiamo visto ad esempio che in queste situazioni qui, dove c'è questo colore qui, ho una frequenza di 10-20 Hz, ad esempio dove ho questo verde qui, che c'è questa fascia qui, abbiamo girato di qua, ho frequenze che vanno da 3-8 Hz. Quindi quali saranno le strutture che lì avranno una spinta sismica maggiore? Quelle che vibrano 3-8 Hz, che sono tipicamente strutture che vanno da un piano e mezzo, 2, a 5 piani. Quelle sono strutture che in quel contesto avranno una spinta sismica maggiore. Di quanto? Io adesso non lo so. Si fa un terzo livello per scoprire la spinta. Però so già questo, quindi se io devo fare prevenzione sismica, devo dire qui costruisci sopra i 10 piani e non più di un piano e mezzo. E se invece costruisci tra un piano e mezzo e 10, stai attento, perché potresti avere delle spinte sismiche maggiori, progetti in modo corretto. Tutto qua. E alla fine è arrivata questa carta qui, che ve l'ho già in parte descritta, che è la carta delle frequenze, la carta delle microzone omogenee prospettiva sismica. Ad ogni colore corrisponde una pericolosità sismica. E
con che scaletta? Perché c'è la scaletta, non mi ricordo se l'ho messa in leggenda, no, l'ho messa in leggenda. Sì, la zona 1 è quella che amplifica meno, dove abbiamo le diarie a nord. Posto più sicuro, dipende da come costruisco, è a nord. E poi via via le altre, le zone, diciamo così, più non pericolose, ma quelle che amplificano un po' di più, ho detto, sono quelle del centro. Da qui in giù è tutto potenzialmetrico facile. Ok? Maggiore attenzione, secondo me, ma questo lo deve dire un secondo livello, terzo livello di approfondimento, è la zona centrale, perché ha molte più sabbie, e questo è certo, rispetto forse, dico forse perché non è detto, alla zona più a sud dove ci sono più argine, ma questo non è detto, bisogna verificare questa cosa qui. Quindi siamo a questo punto qui. Abbiamo quindi poi misurato la frequenza di certe strutture e le abbiamo confrontate con quello che c'è fuori. Adesso, devo dire un'altra cosa prima di chiudere questa cosa qui. Non è che se io ho la frequenza che coincide suolo struttura devo allarmarmi. Se io ho costruito correttamente non c'è nessun problema, perché la normativa mi tutela in questo, almeno in un territorio che concorde non è sì. Mi tutela, quindi chi sta al comune? Perché non è una valutazione di merito questa indagine sull'edificio, ma è sulla forma dell'edificio e quindi la sua risonanza rispetto al certo. Suolo superpoggiato. Nulla dice sulla struttura dell'edificio. Sottolineiamo 20 volte. Questa mi dice che, ad esempio, una struttura come la prefettura, che vedete qui, questa è quella che sono tutte dei picchi, no? La prefettura ha una frequenza, la prefettura per come è fatta in altezza, che è quella, su di questa frequenza qui. Poi siamo andati a misurarla nel fuori, vedete che ci sono vari picchi, coincide perfettamente con questo picco qui. Quindi questa è una struttura che potenzialmente potrebbe andare in risonanza. È un problema. Se quando hanno costruito la struttura l'hanno fatta bene, no? Sede comunale, ma insomma, abbastanza tranquilli. Abbastanza. E poi abbiamo fatto strutture alte, così per provare. Sono quelle che vengono meglio in realtà. L'acquedotto, siamo andati in cima all'acquedotto e abbiamo misurato, vedete, questo bellissimo picco perfetto e di fatto ha poche problematiche di risonanza. Quindi se avviene un evento sismico voi potete andarvi a riparare tranquillamente sotto. Anche il campanile sostanzialmente non ha grosse problematiche, ripeto, solamente per l'aspetto doppia risonanza, questo è scritto. Ok, io ho solamente alcune conclusioni che riassumono un po' quello che vi ho descritto, perché poi se avete domande è un piacere rispondere alle vostre domande. Quindi l'intero territorio del comune di Pordenone è stato analizzato al fine di misurare la pericolosità sismica locale, quindi tutto il comune è stato passato alla GIX, è stato analizzato tutto e abbiamo misurato la pericolosità del territorio, cioè quanto pericoloso è il territorio di Pordenone. Abbiamo poi individuato la posizione geografica del comune, che pone un'importante attenzione alla riduzione del rischio sismico. Cioè è un comune che può ospitare eventi sismici importanti, sì, se non proprio sotto i propri piedi, ma poco distante sì. Quindi la problematica sismica è una tematica importante a livello di pianificazione e di riqualificazione dell'esistente, attenzione, perché io sarei parlato di edificato, nuovo, sviluppo, eccetera, ma anche sull'esistente si possono fare queste considerazioni. Abbiamo analizzato la sismicità storica e abbiamo visto che nel passato Pordenone ha ospitato terremoti importanti, per fortuna non catastrofici, ma sicuramente importanti. Noi abbiamo raccolto molte indagini e ne abbiamo realizzate di nuove su tutto il territorio per rivivere una serie di cartografie. Ha portato questo alla realizzazione di carte tematiche utili a individuare le possibili criticità dovuti a fenomeni sismoindotti. Cioè ci possono essere a Pordenone dei fenomeni da valutare e da considerare che possono essere importanti da considerare. Buona parte del territorio risulta soggetto ad amplificazioni sismiche e questo l'abbiamo visto a vari livelli, con attenzione chiaramente al fenomeno della liquefazione. Questo però, l'ho scritto qui, non deve assolutamente preoccupare,
ma deve essere un punto di partenza per una corretta progettazione e adeguamento delle opere esistenti. E con questo io ho finito. Grazie. E via.